L'episodio della capanna su zampe di gallina è tripartito e a questo orrore della cavalcata in volo di Baba Yaga, Mussorgsky interpola un episodio più tranquillo, dove c'è stasi ritmica, ma se andiamo a vedere in realtà qual è il tema che viene esposto molto alla russa, in questo caso dal fagotto nell'orchestrazione di Ravel, noi abbiamo nient'altro che il tema sempre della strega Baba Yaga. Qual è la differenza? Che il tema è scritto non soltanto a valori più larghi, quindi con durate maggiori, ma in un tempo più disteso. Quindi in realtà è un momento di riposo, ma l'ingrediente è sempre lo stesso, l'ingrediente è quello del tema iniziale di Baba Yaga. È uno di quei casi dove la scrittura pianistica scarna di Mussorgsky è rispettata completamente da parte di Ravel. L'unica differenza potrebbe essere che un disegno continuo come quello che è la mano destra di Mussorgsky e che Ravel affida ai flauti, probabilmente in uno stile orchestrato direttamente da Mussorgsky, sarebbe stato affidato o alle viole o ai clarinetti, quindi strumenti sicuramente meno penetranti, dei flauti.